Sono il vostro referente per l'aviazione, quindi parlerete solo con me praticamente. Okay. Impostatevi sul, quando siete in elicottero o se volete anche sulla corta o comunque in modo da averla sempre disponibile come alternativo il canale 75. Mettetevelo su un canale lontano, okay, che so, sul tastiere 8, così io chiamo sul 75 per le comunicazioni o comunque se volete fare una comunicazione generale. Contattate me tramite quello, quindi sul canale alternativo, o chiamate il comando o parlate in generale tra tutte le aquile disponibili. Ci siete? Ok. Invece avrete poi un vostro canale personale, ognuno. Quindi adesso vi dico il vostro canale personale, che potete mettervelo sull'uno, che così io vi chiamerò personalmente su quella frequenza se c'è da fare una cosa singola. Sì, Sosu, abbassa la voce. I talebani hanno sentito il piano ormai. Va bene, detto questo, allora Nico, te c'hai il canale 76. Dopo okay, scalare, quindi c'è 76 allora, per Nico, Lux c'ha il 77. Ma Lux sta con me? Sì, ognuno ha il proprio, cioè segnatevelo, allora, perché ognuno ha il proprio, poi vi spiego il resto. Ok. Iniziate a segnarvi okay, questo. Sì, sì. Lux ha il 77, Max 78 e Flip 79. Ci siete? Sì. Allora, come funziona invece per l'H64? Lì decidete voi, noi lasciamo una cosa di libertà, diciamo, sulla chi dei due parla con il comando. Quindi me lo dite prima, chi dei due gestisce le comunicazioni e parlo solo dopo con quella persona. Perché io piloto. Dice che è l'artigliere che parla, l'altra volta è il pilota. Noi abbiamo l'abitudine di darlo al pilota perché gli ordini di movimento interessano più a lui, più che all'artigliere in sé per sé. Ok. Quindi decidete un po', non so chi di voi due guida, io do la cosa per scontata, o comunque se uno sviene io provo a chiamare sul 75 principalmente. Ok. O se uno è sperduto lo chiamo magari sulla sua frequenza personale se bisogna dirgli qualcosa in privato. È per questo del canale singolo. Dopo invece siete sull'H64, mi dite subito chi dei due e siamo a posto. Stessa cosa per gli altri, vediamo un attimo come evolverà la cosa. Poi Max, hai passato il corso, bravo. Flip, quando è che vieni a fare? Una data che il coso. Aspetta che do un attimo un occhio se è rientrato Lux, perché stava... Ah, eccolo. Non t'avevo visto. Il corso dell'artiglieria l'abbiamo già fatto. Ma dai, quando è stato? Eh? Quando è successo? Sì, nel dubbio, ma la so. Lunedì non... Anche perché me l'hai anche segnato come G su... Ah no, allora non sei te, è Jack quello che ti ecco. Mi sono perso, ecco, io c'ho delle... mi scambio, cazzo. Comunque... Max è Max, ma sì. È Jack... Ti
vuol di scambio. Ok. Non so cosa dire. Va bene, detto questo, allora, prima parte della missione sembra che la squadra di fanteria avranno gli OBJ segnati in mappa, quindi probabilmente dovremo li trasportare nelle varie squadre in zona operativa. Quelli gialli o quelli verdi? Possiamo mettere spostare, penso. Perché qua sento David così, in questo urla. Allora ragazzi, ve lo dico subito, il briefing completo non lo conosco nemmeno io, perché stavano ancora litigando su come impostarsi le squadre di fanteria, quindi noi dell'avviazione invece siamo in una botta di ferro. Noi andiamo dove ci dicono di andare, li portiamo a casa, quando ci dicono di venirli a prendere gli diamo il latte e i biscotti, quindi siamo felici e contenti. Bene. Allora, domanda quindi, per il formato della chiamata di CAS, come vi organizzate voi? Io onestamente la nostra è molto semplificata, perché versione quella a CAS, quella impegnativa, non l'abbiamo ancora studiata, perché c'ho ancora la gente che sta facendo i corsi e ci stiamo ancora preparando per arrivare a quella. Okay. Comunque non sarà un problema, perché la chiamata di CAS, quella complessa, ve la fanno i vostri, quindi funzionerà così, cioè nel momento qui una squadra di terra ha bisogno di un supporto, la squadra di terra chiamerà il comando. Il comando chiederà a me, poi, perché saremo lì vicini, e diciamo c'è disponibilità del supporto, perché magari voi siete occupati da un'altra parte e non sarete, o non siete disponibili perché siete a rifornirvi. A seconda del caso si dice sì c'è, no non c'è. Se sì, vi arriverà la comunicazione, dite andate là, posto in coordinate designate. A quel punto, una volta arrivati in zona, sulla vostra frequenza personale arriverà la chiamata dalla fanteria e vi mettere, o dal capo squadra del CAS, che vi arriverà la chiamata sulla vostra frequenza personale, perché noi gliela comunicheremo alla fanteria. Diciamo alla fanteria: chiamate appena arrivano in zona sulla frequenza tal di tale, vi accordate per il CAS cosa gli serve, che tipo di supporto gli serve. A quel punto, una volta che avete finito, che la missione di fuoco è finita, prendete e andate, cioè, e loro chiudono e poi cambiano di nuovo frequenza. Ok. Cioè, voi la frequenza praticamente non la cambiate mai, vi arrivano le chiamate direttamente sulla vostra personale. Perché voi siete quelli interpellati in quel momento, e quindi così non disturbate magari gli altri avieri che sono in giro. Che poi vi arriverà da me, cioè io faccio praticamente un giro, la fanteria chiama il comando chiede a me se il CAS è disponibile, io gli dico sì, nel mentre vi chiamo e vi dico di andare nel mentre voi fate la strada, io intanto ho già avvisato la squadra di fanteria che dovrà chiamarvi sulla frequenza personale per ricevere le istruzioni. Quindi noi dobbiamo praticamente arrivare entro 2 chilometri dalla zona operativa, perché quello sennò dopo è una vostra decisione il come approcciare. Sì, sennò non c'è sento. Vabbè, sul lungo raggio siete a 40 chilometri. Loro ce l'hanno però per rispondere? Teoricamente sì, hanno le lungo in teoria. E se non è lui, sarà l'incaricato JTAC a farlo, suppongo. Cioè, in teoria vi dovrebbero sentire tranquillamente, perché la criticità che abbiamo visto l'ultima volta che abbiamo fatto la liberation qua è che praticamente dovevamo stare con la PASH a un chilometro dai contatti senza ancora sapere che dovevamo fare, perché loro ci parlavano con la corta, quindi se no non li sentivamo. Ma lì è perché loro sono dei pazzi furiosi. Capito. Era giusto ragazzi, per attenzione un momento. Allora, prima cosa, Sosuke, pigliati la radio. Ce l'ho. Che te stavo a chiamare. No, non ce l'hai. Ah, ma perché? Perché io non c'ho la radio sul comando ancora, devo segnarmela. Sì, ma non c'è manco la onde corte, cioè non c'è le onde lunghe sulla schiena. Come no? C'ho quella della Ilbe. Ma qui in questo server l'Ilbe non c'è. Ma no, ma che cazzo? No, i Dharma non ma ce l'ha. Allora, ragazzi, Flip, sei assegnato alla Charlie. H60 li trasporti, concordi col caposquadra della Charlie, il punto di atterraggio. Sì, poi mi senti? Okay. La Charlie si trova sulla struttura medica, vai pure a raggiungerli. Mi servono? Allora, mi serve un pilota per il CH-47 che si porta Alfa e Bravo nel loro punto d'atterraggio. Uh-huh. Ok. Ci sono due punti d'atterraggio, Alfa 1, Alfa 2, in realtà sarebbero Alfa e Bravo, però vabbè. Allora, quindi chi di voi vuole farlo?
Avete voglia di far voi, poi tornate in base e mi piate la Pusher? Ah, sì, 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 è differente. Okay. Vabbè. Volete andare in doppia crew o volete andare in singola? Allora, l'LZ è una, tanto, no? Dove andare su LZ? Va bene, uno è già partito. Ah, no, 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 quello lì sta andando da un'altra parte. Ah, ok, ok. Vabbè, è indifferente per me, come siete organizzati voi? Quanta gente è? Sono due squadre, sono... Due squadre, poi due elicotteri, uno a testa, andare, fa più scena, anche portare con, andare con più elicotteri. Bravo. Ok, quindi uno su LZ Alpha e uno su Alpha 2, praticamente. Allora, sì, c'avete due CH, perciò gestite quelli e... Ok, mi assegniamo. C'è... Sì, sto cazzo. Poi la Pusher lo troviamo sulla FOB, bravo, giusto? Se ricordo là? Bene. Sì, sì, no, lo trovi qui. Qui? Il CH? Qui, ne ho preparato... no, scusa, la Pusher. Ne ho preparato uno qui fuori. Ah, ok, perfetto. Quindi basta tornare qui. Perfetto. Ordini. Aspetta. Attendi. Non ho preso il dagger. Arrivo subito. Con il tuo radiooperatore sul canale 52, quindi fallo settare in 52. Perfetto. Ok, facciamo una prova, vediamo se funzionano le radio. Allora prova, centivo 75. Ah no, beh, siete sulla luce. No. Lux, tu te devi mettere sulla 77 sull'elicottero, poi, ok. Vabbè, sì, se volete mettervi la porta sul 75, tanto fermo, sì, magari dopo. Magari dopo mi sentite. Allora, doppio. Tu Sosu ti dovresti mettere sul 50 per parlare eventualmente con me se non sono vicino a te. E sul 75 per i tuoi ragazzi. Sì, c'è beh, quello. Allora, quindi a me mi basta solo sul porturaggio. Sì, canale 8 corto. 50 imposta. Allora, vediamo un po' che nomi avete. La 50 è sempre del comando, giusto? Sì, di solito. 50 è il comando. David, 5 su 5. Scusami. Canale 52 non è aggiuntivo, è canale 52 basta, giusto? Sì, per lui sì. Ok, perfetto. Cioè, per lui sì, perché è per me aggiuntivo. Ah, ok, ok. Ok, lo metto subito sull'orecchio sinistro, sennò siamo rovinati qua. Ma quindi abbiamo tre frequenze, la nostra personale, quella... No, e... 5 e basta. No, solo la 75 per parlare col vostro comando e la vostra interna. Perché il vostro comando è Sosuke, è lui che vi dà le indicazioni. Non cagate quello che fanno la fanteria, loro sono un mondo a parte. Io non ho appunto una auto. Check David per Denshi. Affermativo, ci siamo quasi, eh. Ricevuto, Tenshi, ti comunico che i piloti sono stati precettati, andrete con due UH-60 su due punti d'atterraggio di bici. Fate pure, Ok, China dove stanno? Sì? No, China, no, CH. No, se andate in due usate gli UH-60 che sono qua in parte. È inutile muovere, okay. Cioè cosa muoviamo? Due Chinook per sette persone. Ok, quindi l'altro elicottero chi c'è sta? Lux o Max? Non ho capito. Lux. Max sta qui in base con me per il momento. Ah, ok. Mi serve per altre cose. Allora, quale vuoi dell'LZ Lux? Comando per squadra Alpha. Lux, ci sei? Dai, squadra Alpha, ti do a fuoco. Mi sa che è già morto. Ma scusa, di già. Comando per Charlie. ETA per essere pronti a partire. Che bello, cambio radio, mi fai i gesti, che bella cosa. Non aver settato un cazzo di tasto è una cosa stupenda. Sì. Perché stai ancora praticamente. No, non ho ancora
fatto nulla, cioè questa settimana è un inferno, cioè da andare... Charlie, seguite il vostro pilota e settimana, siete liberi e quindi di partire in qualsiasi momento. Il computer lo vedo solo alla sera e di mettermi a guardare i tasti di arma proprio certo. Zero voglia. Lux, ci sei? Mi sa che tirerò così fino alle pause estiva e poi dopo li guarderò in pausa estiva. Tanto sento. Sì. Ok, sì. Max, te sei sì. 03 03 per Max. Poi va. Nico 01 e Lux 02. Ok. Almeno questi erano i call sign che almeno vi chiamo con il vostro col vostro numero. Ok, è sparito. Ah, ok. Ok. E sì. Quindi 01 Aquila. Buon, sì. Quindi io quando chiamo io radio 01 sai di essere te. Se chiamo 02 Lux, 03 Max, 4 è Flip. Ok. Perfetto. E considera. Vabbè, ah, finisci. Quale le Z vuoi, Lux? Beh, ma devo pilotare io la 4. Sì. Va bene, ottimo. Cosa? Sosuke? Sì. Eccolo. Hai fatto più un infarto, Sosuke. Ho sbagliato, anziché fare teletrasporta a Zeus, ho fatto giocatore, ho spostato te, cazzo. Sorry. Allora, le squadre dove stanno? Allora, le squadre sono quasi pronte, ho appena sentito Tenshi e mi ha detto che sono quasi pronte, stanno finendo gli ultimi accordi. Questa sera proveranno un sistema diverso, una compartimentizzazione delle squadre. Che parola pesante che ho detto, però, cazzo. Vabbè. Esiste nel vocabolario? Adesso lo so, sì. Ma sai, quando la devi dire, quando la devi dire è difficile. In pratica ci sarà una suddivisione con comando d'alfa 1. In pratica avanti. Aspetta. Ok, prova radio e forniscimi un canale per l'ala fissa. Il elicottero te lo porto, però non voglio avere tanta roba tutti quanti, faccio l'artigliere. Cosa? Attualmente non c'è alla fissa disponibile Alfa 1. Alfa 1 copia interrogativo alla rotante. Affermativo, verranno rese disponibili dopo il trasporto delle squadre in zona missione. Ma adesso su cosa stanno a parlare che li sento anch'io. Chiude. Sì, ti sento. Allora, praticamente funziona così, il buon Tenshi farà il capo delle due formazioni che invece di Alfa e Bravo si chiameranno Alfa 1-1 e Alfa... scusa, Alfa 1-2 e Alfa 1-3. Madonna. E quindi praticamente... sì. E quindi praticamente verrà gestito tutto quanto smorzando le comunicazioni, facendo passare un unico interlocutore. Quindi anche le comunicazioni per voi del supporto, che quando tornerete avrete la PASH, verranno gestite a seconda della comunicazione dal capo Alfa. Minchia. Quindi non più da Sosuke. No, da Sosuke che chiamerà me e io chiamerò. Come vi ho detto, quando arriverete là in zona non parlerete più con me sul quando nel momento in cui vi dicono dove sparare. Cioè, ok, parliamo solo con lui. Però lui dopo riceverà la frequenza, vi dice ok, no, devi chiamare sul 76 perché devi parlare con parla con Nico che esatto. Magari è l'artigliere. Ah, ok, quindi noi a noi in realtà non ci interessa perché tanto poi lui cambia il canale, okay. Lui se lo cambia perché lui è a terra, può farlo, voi avete già le mani occupate. Mm-hmm. E vi chiama
dice Aquila ci siete, voi rispondete sul canale 76 dove vi arriva la chiamata, perché vi arriverà solo su quello, o sul 77 in questo caso. Io segno che gli girerò che è il 77. Sì, 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 parla con Lux perché io piloto e lui ha le mani libere. Avanti, Charlie. Che hai ricevuto? Quando poi dopo loro ricevuto, il cassa, o la situazione di supporto è finito, cioè non hanno più bisogno, e voi gli dite tanti grazie, salute, oppure dovete venire via perché dovete riarmarvi, lì la situazione di cassa è finita, loro scicciano e vanno di nuovo in un'altra frequenza. Ok, ok. Cioè almeno la logica allora, è più o meno come una hotline, sai quando devi chiamare quelle che ti parlano porno, tipo no, cioè tu praticamente arrivi lì, sei disponibile, gli si gira il tuo numero di frequenza, tu sei disponibile per lui per un tot di tempo, quando ha finito, arrivederci e grazie. Sì, sì, ma a noi non ci cambia un cazzo se arriviamo lì e... Sì, più che altro perché appunto siete un solo H40, siete un solo H64, se siete supportando Alpha, non posso mandarvi da Charlie. Se siete da Charlie non posso mandarvi da Alpha. È bello avere lo sdoppio, però non è ancora, non siamo ancora così potenti. No, non abbiamo il dono dell'ubiquità, no. Ok, ultima domanda per quanto riguarda i piloni, sono cambiabili o liberi, quello è? Come? Ci sono i camion di rifornimento, allora voi tecnicamente per coloro per il rifornimento, ok, perché l'ultima volta cambiare i piloni non ce l'aveva fatto facile, l'aveva modificato da Zeus. Siete tutti quanti ingegneri, quindi tecnicamente prendete il camion delle munizioni e potete modificare quello che volete del vostro elicottero. L'elicottero dovete avere il kit utensile però, Ecco, sì. Ecco cosa mancava l'altra volta. Lo pigli tu, Lux? Il kit utensile è proprio base per avere il cambio dei piloni. Ok, allora facciamo così. Avanti. Piglio lo zaino. Me prendo un bel... Ricevuto. Hanno finito. Aspetta che vado a vedere se hanno finito. Allora, Flip sta rientrando, Ha scaricato la Charlie. Kit utensile sarebbe quello. Il toolkit, quello vanilla, no? Sì, vanilla. Ok. Stanno arrivando i piloti. Ok, okay. Lux, quale vuoi delle Z? Alfa 1 copia. Fai io Alfa 2. Ma prendi Alfa 2 e io vado su Alfa 1 barra 3. Beh, è uguale, tanto il posto è vicino. Sì, sì, no, era per... Ok, io vado su Alfa 1 3. Questi due davanti mi sono, si stanno mettendo. Sì, sono quelli due avanti. Però no, devo chiedere a loro dove devono andare. Beh, è tutto segnato in mappa in realtà. Tu assicurati solo che la squadra sia quella del... Così sai dove devi andare. Sì, 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 quello dicevo. Ok. E Lux, vado su quello a destra io. Buonasera, passeggeri. Dove vi porto? Buonasera. Buonasera. Dove si mangia bene? Dove siete, Simo? Sul mezzo. Quale... Poi dimmi. Raga, un attimo solo. Ciao, web. Dimmi. Quale dei due? Da cadere, ecco, okay, perfetto. Quello più bello. Quello a destra, prende. Quello lì, va bene. Tolgo l'intercom perché mi sta già... Andare giù. Sì. Raga, qual è l'LZ vostra? Sbagliato, scusate. Ok, ci siamo tutti, giusto a fa uno. Blender, sei a bordo? No, Flavler non è a bordo. E Weber? Dimmi.
Qual è la vostra LZ? 1-3 o 2? Non sto capendo più un cazzo. Noi siamo Alfa 3. Noi siamo Alfa 3. Ok, quindi la LZ quella più a est. Ha detto Webber? Sì, è Webber. Il Webber indica questo qui, il Flender, è questo qua. Aspetta un attimo solo, abbiate pazienza. Flender, questo, sì. Va, vieni, sali, Flender. No, questo, quello, avanti, dietro, sono andato sull'altro. Sali. Siamo in questo. Non so chi ha parlato, qua... Alfa 1. Alfa 3 a bordo. Porca puttana, metà tappi me l'ho messo. Io non ci sto capendo. Sì. Quindi vi porto sull'LZ a destra. Allora, noi andiamo su Alfa... Ah, abbiamo... Ragazzi, Alfa 1-3, Alfa 1-3, ok. Quella... L'altro va su Alfa 2. 024-048. Sì, affermativo. Ok. Aspetto voi... Il decollo è stato... Luce verde per partire. L'altro pilota lo gestisci tu? Quale altro pilota? Quello a sinistra, se c'è. Lux, lo sa lui quello che deve fare. Ah, ok, a posto. Chiudete la porta che c'è corrente. Alfa 2 pronti al decollo. Alfa 1 copia. Mamma Masaura. Rioca, comunica all'HQ che siamo in fase di decollo. Comando da Alfa 1. Avanti Alfa 1. Alfa 1 più Alfa 3 in decollo. Sì, ricevuto. Sotto Alfa 1. No. Rioca, adesso che tu comunichi, ok? Sì. Comunica per il decollo. Alfa 3 in decollo. Non ok, no, 2, 3, 3, comunque okay. Quadra alfa, ok, ecco perché okay, posso alfa, okay. 2, 3, ok, quindi okay. Per lui l'HQ quando dici alfa è tutto alfa. Ok, a posto. Oh, via via. A notte. Beh, un'incursione perfetta notturna. Sì, ma vedo che non avete il visore notturno voi. Ce l'hanno incorporato. Ah, ok. Sono modificati geneticamente. Ci vediamo te. Quello che vi dovrebbe preoccupare è che il pilota non ce l'ha. infatti. Vabbè, se serve, dico. Eh? Se non serve. A me non serve, io vedo di notte. No, hai il radar, tarpa. Hai le luci, a volte. Hai tutto, eh. Vado tutto strumentale. Hai l'altimetro. E pure noi che ci portiamo sfiga, quindi... Che non è esatto. Non so se... Poi ormai siamo abituati in Vietnam, dove di notte non si vede un niente. E tu spara, poi ti pensi. Però fa l'incidente? E facciamo l'incidente. Moriamo tutti. Che contagioso. Io mi ricari davvero non vedo un cazzo comunque. Make sense. Forca. Alberi sulla sinistra. Eh? Alberi sulla sinistra, ok. Manterrò vicino al lampione così almeno. Ok, qua è libero a sinistra. Oh. Anche adesso è libero. Ok ragazzi, pronti a scendere. Let's go. Ok, vieni.
comando da Alfa. Avanti Alfa. Ok, squadra Alfa, touchdown in 0246-0492. Passo. Ha ricevuto Alfa. Avanti Aquila 02. Ho scaricato la bomba lì e poi basta. Ok, ricevuto. Aquila 01, ritorno alla base. Sì, ricevuto, la pista è libera.
Oh. Meglio credere. Bene, sento, dicevi? Il camion dei rifornimenti sono lì dietro, la pasce lì, potete fare quello che volete con l'armamento. Vestitevelo come vi pare. Ok, allora io ho la 76 che praticamente la ignoro perché tanto parlerei con Lux principalmente. E sulla 75 sì, esatto. C'è anche la comando, giusto? Sì, la 75 c'è, siamo sono io. Che sì, quindi ti arriva la senti, ma quando siete sulla pasce solo uno setta la radio in quel caso. Allora Nico tieni sulla 75, io tengo la 77. Cioè il fatto che conosciate tutte le frequenze quali sono è una cosa importante perché nel caso vi serva di switchare così, ma quando siete sulla pasce decidete, tu tieni le frequenze radio, bon, setti la radio lunga, 75, 77, sei a fine, sei a posto, perché io so che devo chiamarti sul 77. Sì, sì, no, più che altro perché sulla 75 c'è un sacco di casino, perché c'è la comando che ci parla ogni 2 minuti. No, il 75 siamo solo io, eh. Allora c'è qualcosa 50. Che non va. Controlla bene. Ah, è sulla corta che li sento allora. Allora cambia, togli sì, il... Sì, metto channel 8. Sì. No, è ovvio. Ecco dov'è che sentivo macello. Ok, allora a posto. Allora, e vediamo un attimo i pironi. Occhio, allora, dica. I piloti tecnicamente dovrebbero stare in comunicazione con la 75 per il comando. E poi ci siamo? La loro frequenza assegnata affinché quando arriva la squadra... Ci siamo? Posto, avevano solo un sì, problema. Sì, sì, no, pensavo che era incasinata 75, ma la sentivo sulla corta. Adesso quindi una domanda, niente. Perché non ho capito perché non avete la tag. Che clan siete voi? BL. Ah, cazzo. Perché voi non usate la tag, allora io faccio un po' fatica a riconoscere i player. Ah, vabbè, no, sì, perché ce l'abbiamo nella unit la tag. Vabbè, ok. Andiamo a vedere i pironi un attimo. Come voi andate a sistemarvi il coro. E Lux, noi mettiamoci la corta interna su 6-6. Siamo entrambi sulla frequenza 78, visto che io e Marco la 66 è libera? Sì. Okay. Allora, voi dovreste avere la frequenza... Sì, 76 è vostra. Oddio, sarebbe quella di Aquila 2. No, una corta interna, dicevo, un canale libero a caso. Ma non mi serve, c'è la comunicazione del parlato normale, c'è l'interfono. Sì, ma ogni tanto funziona un po' a cazzo, quindi vabbè, 66.6 e non abbiamo fastidio a nessuno. Se lo lasci normale ti dà problemi, switcha sul canale crew di interfono che non dovrebbe darti nessun problema in quel caso. Okay. Tagliamo la testa al toro, vi settate la radio locale 75.1 e siete a posto. Sì, sì, ma bastava avere una frequenza che non rompe le scatole a nessuno, insomma. Sì, c'è un porturaggio, quella inutile, mettetevi un canale... Sì, 75.1, ok. Capito? Sì. Cioè se proprio volete far così. Invece voi io e Max ci spostiamo nella corto raggio quella di Max. Check, check. Allora. Ma vorrei capire. Configure pylons. Oh, ok. Allora, fuori metto gli aim. Poi gli idra li lascio. Qua ce va le Ace GM 114 K erano, giusto? Che cazzo si ricorda? Madonna, non mi ricordo. Io c'ho un po' di vuoto. Com'è che si switchava per vedere poi, per agganciare l'obiettivo sul con l'aggancio? Che non mi ricordo più. Questo è con la T. Adesso un attimo che mi sto a ripassare le testate. Comunque sì, T. Già mi sono trovato a fare da pilota che
Sì. Mi ricordo, com'è che era il tasto per parlare sull'aggiuntiva della lungo, che non mi ricordo più. Y. Negativo, a parte la chiamata Zeus con Y. Io Zeus l'ho messo sul 9. Mi senti? Sì. E sì. Puoi guardare un attimo, sì, che, sì, sì. Che razzi c'hai? Allora, un attimo. AMG 114K Hellfire 2. Ok. 114L Hellfire Longbow. Ok. E la 2230. Ok, ti ricordi cosa cambiava tra K e L? Quali erano quelle radar? No, negativo, zero. Ecco io. Aspetta un attimo. Ci sono, ho impostato la radio. Io sto cercando un attimo. Se devo ripassarmi bene gli armamenti, perché non mi ricordo nulla. Allora, le L sono quelle radar. Le K sono quelle invece con la guida laser. Allora, adesso aspetta. Siccome che funzionava tutto il discorso, perché l'abbiamo fatto una volta, quando ho giocato, sinceramente. Invece le N sono quelle. Quelle che non ho messo sono quelle anti-persona. Allora, praticamente io attivo il radar. Tu attivi il radar. Allora chiudo il tag. Ctrl R, radar on. Tu con T agganci i bersagli. Okay. Poi ti esce il coso, bla bla bla. E con. Con le L naturalmente. Esatto, poi l'OAL era lock on after launch. L'OABL è before launch. Com'è che lo settavi il cambio di quelle? Con no. F ed è switchano in teoria, okay, no? Senti, sì, sì, sì. Cioè tutte le varie modalità, esatto. Aspetta. Con invece l'interazione sull'elicottero, mi sa che puoi selezionare se mandarle alte o dritte. Se mandarla high o low. Allora se faccio, se con la F più solamente
Allora metti la K e fai interazione sull'elicottero. Dovresti avere il settaggio di come mettere, no? No. No. Aspetta, fammi un attimo salire come artigliare, così mi ricordo un attimo. Che non mi ricordo un cazzo manco io. Vai. Allora. Esatto, allora con... Mi senti a voce? Sì, sì. Ok, allora con l'interazione sull'elicottero, quindi Windows e basta, c'hai cioè set health fire mode e puoi mettere su low al high o low, quindi traiettoria alta o bassa. Quando sono equipaggiate le 114K. Invece con le L stessa cosa, puoi mandargli high o low. E infatti non ti chiede il codice del laser. Il K laser e le L radar, giusto? In teoria sì, solo che mi dice comunque il codice d'aggancio, quindi non sono completamente sicuro. Provo a caricare le altre e vedo un attimo. Ma le agganci sempre con T, no? Sì, 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 sempre con T. No, no, con il laser non serve agganciarle, basta che la spari. Però l'altra volta non le avevamo mai usate perché nessuno ci aveva fatto un puntamento decente con il laser. Io ho provato sulle... aspetta, aspettate. Sì, sì. Metto pure sulle N e vedo un attimino... cosa cambia. Ok, adesso c'hai anche le N, ce n'hai 4 per tipo. Sostanzialmente le N se dobbiamo attaccare le batterie e le altre invece no. Sì, in teoria sì. Ok, poi abbiamo altri K, sono a guida laser, quindi in teoria dovremmo avere il laser sparato da loro a terra, giusto? Esatto, e in teoria ti dovrebbe apparire anche l'asterisco rosso del laser lì in alto a destra quando se lo vede. Ok, quindi basta spararle e poi loro seguono in automatico il laser, giusto? Sì, però dobbiamo stare a una distanza decente per fare quelle. Ok, mentre quelle qui a radar, niente, tu mi fai vedere il radar con T aggancio e dovrebbe... Esatto, agganci o con T o con R, non mi ricordo. Però li premi tutti e due, comunque appare il rombo, quindi non te puoi sbagliare. Ok, e il high e low era high che attacca dall'alto, perché il colpo cade dalla testa, cioè da sopra, giusto? Sì. E low è praticamente dirette. Quindi high tendenzialmente per i carri. Sì. O se c'è il terreno particolarmente impervio, cioè alberi, eccetera. L'altra volta noi invece avevamo usato quelle vanilla, non quelle ace. Che se ti ricordi è quelle che facevano meno danni. Che c'è sta le L, le K, le M e le N. C'è I sulle... Dovresti avvicinare su tutte. Allora sulle L puoi mettere low tier e low low. Sì. K, low deal e low low. Aspetta. Fammi settare la radio, va. Ah no, ok, sì, giustamente.
faccio sempre su sto server Liberation. Il problema è che quando apro la onde lunghe mi accende il motore. Questa cosa non la capirò mai. Allora, siamo qui da 02, giusto? Tu sei 02 e so 01. Ah, qui da 02 in ascolto. Ho ricevuto 098073 di cui è meglio PC. Inizia 30 secondi, partiamo. Allora, l'ascolto. Ok, 098073, dobbiamo ripulire. 098073. Avete informazioni sulla tipologia di nemici che ci sono a terra? Vabbè, intanto mi avvicino, eh. Hai sentito cosa ha detto per caso? No, no, parla con te. Allora, fatteria si dovrebbe trovare sulle immediate altitudini intorno all'area di guerra, all'area di combattimento, quindi a fatteria di base. Ma le coordinate sono quelle della radio tower, praticamente. Direi mitragliatrice tua. Aspetta che non mi fai qui. Non mi fai equipaggiare il visore. Vale. Palle, come cazzo a terra che non vedo niente. Cosa succede? Che devo atterrare. C'era il visore? Negativo, visore di sopra tu. Quello notturno non ce l'hai? No, sono lì da schiavo. Ma io non vedo un cacchio. Ah, c'aveva la modalità notturna. È vero. Cazzo, è vero. Posto.
Come scendi? Non te sento, scusa. Come scendi? Ci vuole aperto, vero? Cosa? E ti sei fermato. Io non riesco a capire che cavolo dici, sono troppo... Ho detto come mai ti sei fermato. Perché sto cercando di abbassare i suoni dell'elicottero. Cosa che non mi sta riuscendo. Comunque siamo arrivati, eh. 098073 sopra, no? 098073 73073. Non è la radio tower qua sopra? Le coordinate sono 098073, altro radio tower. Sì, quella che abbiamo un chilometro davanti, no? Sì, lo so, stavo cercando un attimo di abbassare i suoni perché sennò non riesco a comunicare decentemente. Un'altra niccia. Puoi mettere la crew, come... l'ho messa, però no. Parla? Prova. Oh cazzo, adesso sì. Ok, siamo a un chilometro, puoi contattarli? Sulla 77, quindi a questo punto. Sì, loro in teoria c'hanno la 77. Non ci hanno ancora contattato, è un po' più vicino perché... Ok, in caso ti contattano, magari suggerisci di segnalarteli con dei traccianti, con i contatti. Aquila 02 per squadra di terra. Oh, non risponde nessuno. Mi spostati un po' più vicino perché tanto qua non vediamo ancora niente. Non ho tracce termiche di nessun tipo sulle alture. Andiamo calma, tanto... Dovrebbero stare sulla montagna di fronte. Cima. Aspetta, vedo tutto per... Aspetta. Sto guardando. Vedi la torre? Negativo, sto guardando. Salgo un po'. Vedo un civile che sta camminando. Vedo le nostre truppe di terra. Dove stanno loro? Sono in mezzo al paese. Qua sotto? Io vedo delle truppe che si muovono, sembrano alleate, aspetta. Che loro c'hanno l'ACT che sta ancora sulla montagna alla nostra sinistra, cioè sopra la città. È troppo scuro. Sembrerebbero alleate, sembrerebbero. Vabbè, comunque dobbiamo liberare l'antenna, quindi cerca l'antenna. Togli pure il notturno perché non serve più. Ma l'antenna è sulla nostra... È davanti. Davanti a noi. Tu la vedi già? Sì, la vedo. Alzati che vedo le truppe in cima alla montagna. Vai,
mitraglia. Alzati ancora un po'. Alzati ancora un po', alzati ancora un po'. Quanto siamo a distanza più o meno? Da là... Un chilometro? Siamo a... 4... Siamo a 900 metri. Ok, vado, eh. Se vedi tanti contatti, alzati dimmelo, eh. Alzati un po', alzati, alzati. Aspetta perché non vedo. Sgancia, vai. Ok, facciamo un secondo passaggio dopo. No, l'abbiamo preso. Comunico a comando che abbiamo liberato l'area. Sì. Che siamo a metà carburante e ancora molte munizioni. Ok. Situazione carburante, abbiamo circa metà serbatoio e abbiamo un tentativo di munizioni. Cos'è? Cosa? Adesso che... Ah? Ho ricevuto siamo in movimento. Okay. 046086. Come qua, truppe di terra. 046... C'è un cazzo 046086. Si stanno avvicinando alle nostre truppe della zona. Ah, quella montagna, quel quadrato rosso sulla mappa? Sto guardando, 046, sì, quell'area lì, confermato. È un posto di merda, c'è un sacco di... Cioè dobbiamo attaccare da sud che siamo scomodissimi e dobbiamo frenare praticamente perché è tutto quanto nemico davanti. Non è proprio allora, bella come... Allora, o attacchiamo da Falar che arriviamo da sotto e quindi arriviamo da zona blu. Sì, il problema è che stiamo in discesa, quindi è corto l'ingaggio. Aspetta che comunico a... intanto mi avvicino. Stile abbiamo un cimiero d'attacco del contender
annulla, sgancia. Ok. Torna in base allora. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Ricevuto, quindi facciamo un check su Imarat. Bisogna fare un check su Imarat. Dove cazzo è Imarat? Ah, non lo so, in modo diverso è cercarla. Allora, autover Imarat. C'è un corazzato su Imarat. Trovato. Sta 082077. Ah, è l'altro. Ah, ok. Nostro test. Dobbiamo fare un check. Ok. Comincio a armare. Fuoco libero? Eventualmente. Ah, ha detto comunque di fare un check prima, quindi. Sì, sì. Però. Vabbè. Ok, metto il laser. Metti i radar. E sì, radar vuol dire. Radar voglio dire, scusa. Ok. Sistema. Perché vicino. Giustamente il radar sono L e laser. Vabbè. Certo. Perché L sta per Longbow, che sarebbe il modello della Apache. Che non ha fatto per il radar della Apache, per quello si chiamano L. Ascolta, le metto dietro. Sì, sì. Tanto sta in mezzo a una strada. Ti dico, io ingaggerei, se loro l'hanno visti da là, arriviamo da dove stanno loro, dalla strada, così stiamo anche bassi. Beh, direi che se vediamo il corazzato lo attacchiamo, scusa. E chiedi il fuoco libero sul corazzato se lo troviamo. Ce l'avevo un contatto davanti, T55A. Sì. Non lo dobbiamo ingaggiare? Io ce l'ho quello lì, se vuoi. Boh, segnalalo. C'è anche un altro contatto davanti. Switch? Se lo vedi? No. Ce lo faccio, no. Aspetta, se no perché hai tolto lo... Ti sei girato. Sì, sì. Erano troppo vicini. Quindi lo lasciamo lì? Abbiamo ordine di sgancio. Ok, segnalagli che c'era. Sì, a quello per comodo. Perché siamo a corto di carburante. Sì, ancora basta per... 2-3 minuti. A quello per comodo. Già agganciato. Aspetta. No, non lo vedo agganciato però. Ok, davanti a noi adesso. Perché non lo vedo? Premi R. Aspetta. Ok, R. Lo vedo. Ok. Vado? Appena diventa... Sì, appena c'è l'aggancio, sì. Ok, vado. Per il riarmo, più che altro per il rifornimento.
C'è, c'è carburante sto coso, eh. Minchia. Dura quanto? 20 minuti? È un drone. Devo dire che giocarti la partita sulla Apache così, in questa modalità di gioco dove fai attacchi così, è divertente, nel senso che comunque, cioè, fai veramente quello che devi fare, nel senso. E questa cosa dobbiamo pensarla comunque. Ma questa la possiamo fare perché adesso siamo, quanti siamo a giocare? 30? Sono missioni in cui è tendenzialmente vai, spara, che i contatti ce ne stanno all'infinito. Attenzione, abbiamo capito, aspetta. Davanti è la FOB. Ah, ok, a posto, a posto. È un M100. È il medevac che ci vedo qua sotto. Sì. FOB alfa. Boh, sto giro non ci ha battuto una contraerea ancora. Beh, anche l'altra volta un attacco abbiamo fatto anche a 9 linee l'altra volta. Lo so. Tra un po' ci abbatte l'assenza dei carburanti, stiamo in riserva. Sì. Puoi mettere la modalità eco? La pascia a metano, cioè facciamo fa. Stasera gioco perché è l'ultima partita, poi domenica andiamo al mare, quindi per una settimana non tocco più computer. Ma mi sa che quella missione loro non la toccano. Cioè è sempre quella. Eh sì, anche secondo me. E col fatto che dinamica, deve salvare gli obiettivi, cazzi e mazzi, mi sa che hanno un po' paura, le tocca. Anche perché non era loro la missione, questa qua, la Liberation. Sì, è come se fosse la Mike Force, uguale. Sì. Dov'è che c'è di rifornimento che non la vedo? Davanti a noi? Davanti a noi questi, sì. Scendo. Tu fai benzina e faccio le armi? Li lasciamo così i veicoli, dici che dà fastidio al prossimo atterraggio? Sono già abbastanza messi bene così. Più che altro non riesco a riparare. Ok, rearm H64D. Ok, ok. Ok, riarmato. Vado a sentire loro. Falli salire su sti cazzoli, Talbert, prego. Cioè, li vuoi davvero lì? Li vuoi davvero lì? Sì, sì, li voglio davvero lì.
Va bene, va bene, so. Vabbè. Non è un problema. È una cagata grossa come un palazzo, sì, ma te sì, lo dico. Sì, sì, lo so, meglio di te, anche se non 01 e 02 qua disponibili. Aquila 01 e 02, serve un nuovo tipo di missione con trasporto di Hitlerboard. Prendete i mezzi. Avanti. Ok. Perché ci sono le squadre di terra che devono fare ricevuto. 50 metri, ma vogliono la pappetta pronta. No, no, davvero, non sto scherzando. Ragazzi, state attenti perché Sosuke è cattivo come il male, però c'ha ragione. Beh, allora, ragazzi, voi dovete prendere... Se vi dico dove sono in mappa e dove dovete portarli, vi spaventate. Vabbè, glielo dico io. Allora, ragazzi, dai. Vedete a nord, posizione landing zone alfa, a 013-070, sì. Ecco. Praticamente dovete andare lì e poi concordare un punto d'atterraggio vicino a 019-075, più o meno 500 metri più in avanti. 019? La città si trova a 019-074, dovrete accordare una landing zone. Intanto... vicino alla città? Sì. Con Little Bird? Sì. Io ho già detto tutto e sono il referente della missione, quindi non posso No, ma è in, sono... è in discesa allora, intanto, lì, Fate un bene. Allora, lasciamo stare il punto della discesa, perché non è la discesa. Non è la discesa. È 500 metri in elicottero che potrebbero fare a piedi il problema. Vabbè, il tempo, 0-3, sì, ma... il tempo che voi adesso state qua a partire, loro arrivavano a piedi. Sì, però se tiriamo ancora avanti con quei discorsi non... Sì, mi serve che partite, prendete l'elicottero e andate... Due Little Bird, ragazzi. Va bene, andate. Ma... Andate. Ok. Dobbiamo risolvere questa situazione. Imbarazzantissimo, cazzo, porca troia. Aquila 2, mi ricevi? Questa era Aquila 1, eh? Lux, dobbiamo prendere il Little Bird e spostarli. Aquila 1, decollo autorizzato, inizia a andare tu. Vai da loro che sono lì all'HQ e fate spiegare. Ok, ok, sono arrivato adesso, scusa. Nico, devo andare a recuperare una squadra. Sì, sì, anch'io. Ce l'hanno in due Little Bird, io sono già partito.
Aquila 1 sulle Z Alfa. No, negativo, ho sbagliato le Z. Adesso vado. Comando da qui da 3. Da qui la 3. Da qui la 3 ha ingaggiato il nemico e abbiamo abbattuto parecchia fanteria e crediamo che sia ormai libera. Nicoli, dove sei te? Negativo per qui a 3. Fate aspettate, andiamo, non saliamo su questo elicottero, saliamo su quello dopo. A bordo. Due a bordo. Il nostro pilota? Nico. Oi Nico, ciao. Buonasera. Concordiamo nelle Z non suicida? Ah, sì, ok, l'ho vista. È un'LZ okay. Condivisa. Ok, allora aspetto che imbarcano anche loro e andiamo là. Lux, mi ricevi? Sì, avanti. L'LZ è 800 metri a nord di dove siamo adesso. Apro io, mi segui e atterriamo là. 800 metri a nord? Sì, sì, tu segui a me. Tutti su? Avanti, comando qui, quella 3. Ok, lo prendo con sì. Ok, città in visual. Ok, tutti giù. Bravo, copertura.
Buona Nico, sono scesi tutti. Anche tu hai? Positivo, positivo. Vai, 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 vai. Sbarco completato, fila 1 e 2 ritorno. Vai Nico, andiamo. Mi sei dietro? Ti sento ma non ti vedo. Sto a 20 metri d'altezza. User joined your channel. Ok, ti vedo, sei davanti a me, leggermente davanti. User disconnected from your channel. Essere in zona tranquilla qui, no? Sì, sì. Comando qui Aquila 3, siamo in su Imarat, iniziamo spotting, per il momento nessun contatto nemico. Avanti comando qui a quella 3. Copiato in atterraggio. Allora Nico è arrivato. Però mi sono perso. È arrivato qua, perfetto. Buonasera. Come è andata? Tutto bene contro ogni pronostico. Hai visto, li hai dovuti portare avanti di quanto? 800 metri. 800 metri, guarda, facevano prima attaccare dal lato dove erano della montagna che risolvevano metà dei problemi. Che ansia. E vabbè. È una vita difficile e triste. Questo amore è una canna.
tra l'altro penso che la Pasha abbia finito di fare benzina, suppongo, cioè è qui da mezz'ora. Sì, sì, tra un po' esplode. Il povero Lux era venuto solo come artigliere, lui odia pilota, è diventato pilota. Ha ricevuto alfa, disponiamo di Apache per il supporto. Oh yes, no, che dobbiamo fare? Appicciamo l'Apache. Allora serve supporto di fuoco su Apache, quindi bisogna distribuire il canale dedicato Sosu. E poi chiedono, se siete a posto con le munizioni dopo il supporto, di stazionare temporaneamente sopra di loro per un po'. Non ho capito il soggetto. Chi, cioè dove? Alfa. Ah, ok. Siamo ancora quelli da dove, quelli che abbiamo scortato adesso, quindi su Mulados. Comando ricevuto, ripeto. Sì, esatto. Quindi attacco a tappeto sulla città, che non ho capito. Ah, non lo so che tipo di contatto e di supporto vogliono. Andate là e poi gli passeremo il canale e vediamo che cosa vogliono. No, visto prima che è uscito fuori un int che i civili si lamentavano perché insomma se quella è la situazione non bombardiamo la città, ecco. No, ma il fatto è che non abbiamo bombardato da nessuna parte, cioè ma proprio nel nulla. Ah vabbè, ma può essere una granata, può essere qualsiasi cosa quella. Abbiamo danneggiato il muro di casa, vabbè. Ecco, ma Muda, what is thankful? I veicoli. Nemici possiamo attaccarli con ok Sosuke beh intanto andiamo verso l'alfa Lux. La Pasha sono loro che dovrebbero prepararlo appena ce l'hanno pronto. Non ce l'hai più l'elmetto? C'ho il visore, ce l'ho nello zaino. Come non c'ho più l'elmetto? Aspetta, ce l'ho. Timed out. Controlla se è tutto a posto, munizioni, tutto quanto. 1200. Aspetta che guardo. Abbiamo 4K, 4L. Non abbiamo più gli N. Ce l'ho io. Ripetimi un po'. Per qualche motivo sono passati a me. Ah, perché possiamo selezionarlo chi li ha. Ok. Vabbè, tanto gli N non li useremo. Ok, siamo pronti. User disconnected from your channel. Apache in decollo. User joined your channel. Ok. Aquila 02 per comando e in decollo. Ok, Aquila 02 mi ricevete? Avanti. Ok, l'obiettivo vostro è la radio tower in coordinate 020086. Radio tower 020086, obiettivo. Che tipo di attacco dobbiamo fare? Non ti sento più in radio. Aspetta che gli do un occhio. 020 082. Ha ricevuto. 022 085. Ci dovrebbe essere una radio tower. Aspetta che controllo anch'io. Ok, vista. Ok, quella a nord-est è dove stanno loro. Ok. Aspetta, sto andando anch'io. 022 085. A nord-est dove l'abbiamo fatto atterrare adesso, 800 metri. Ah sì. Quindi cos'è che c'è là? Dobbiamo ingaggiare la torre? Dobbiamo andare a controllare. Ok. Metto un burst 10, perché secondo me non
Cosa? Mi hai dato? Metto 10 colpi. Ah, allora sì, manteniamo sì, bene quelli, così li manteniamo un po'. Sì, 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 sì. Tanto c'ho pure i razzi. Se c'è, tanto io sparo su dove vedo che tu pari, perché sì, non sì, li vedo. Sì. Allora direi di superarli e ingaggiare da ovest pieno. Ricevuto. Abbiamo due watts a nostra destra, ho visto. Ma è scesa la visibilità o è... Sì, sì, può essere, anche lo vedo più basso. Vedo un BMP2 e un veicolo non identificato a 7 km. Vediamo un attimo. Poco libero, eh? Se vedi l'aggancio. Aspetta allora. Ce l'hai? Aspetta. Vado diretto, eh. BMP2, ce l'hai? Sì, BMP2, vado. Perché non l'ha agganciato? Sì, sì, è agganciato, agganciato. Colpo. Sì, sì, va in alto, poi va giù. Cioè va comunque parte alto, perché sono proprio inclinati così. Non vedo lo splash però. Eccolo. Lascia adesso. Io non lo continuo a non vederlo però. Sì, 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 comunque confermo, confermo io. Ci abbiamo un altro veicolo in movimento verso di noi a 5 km. Non identificato, provo ad avvicinarmi. Tanto dobbiamo okay, controllare là. 5 km però è ben oltre l'obiettivo, quindi non ci interessa. Dovrebbe essere... Ah sì, veicolo 4,7 km, quello lì. Esattamente. Ok, un'altra traccia, abbiamo P2, vai quando vuoi. Appena puoi. Non lo vedo ancora. Ok, vado. Perché non vedo le... Un'altra traccia davanti, sconosciuta, quindi niente. Aspetta, dammi... T72, davanti. T72, non aggancia ancora, vado. Ok. Lontano perché c'è comincia a essere un po' troppa gente. Sì, sì, fai un giro, va, fai un giro. Abbiamo ancora un Hellfire. Sguccio un attimo sul cannone. Sì, vedi se vedi qualcosa sull'antenna, che ce l'abbiamo davanti. E dovremmo essere coperti da tutti i contatti radar, quindi io tranquillo. Cioè, abbiamo un BTR-70 davanti. Sì, mi sa che è disabilitato perché non vedo, non c'è traccia termica. Nel dubbio. Non l'hai preso. No. Ok, adesso giù. Ha un altro T-72 qua da fronte. Però siamo in zona... Aspetta che abbiamo... Dicono... Aspetta. Aspetta un secondo, aspettate. Dicono che abbiamo un BTR a sud della nostra posizione. Sì, sì, lo abbiamo già. Penso sia quello che abbiamo già distrutto.
A sud non ho nessuna traccia. Nessuna traccia. Io però ho ancora un T-72 qua, non so se è distrutto o meno. Sotto c'è un UAZ. Là davanti c'è un T-72 che sta in zona pienamente... Ah, BTR, ce l'abbiamo alla nostra sinistra. Eccolo qua, è quello che abbiamo appena sparato però. Sì. Sta fumando, niente, dai. Sì, è quello, vedi se c'è, se vedi qualcuno all'antenna. Aspetta. C'è qualcuno, c'è per forza, sennò la, ce la conquistava. Adesso la, la avvicino con un po' di grazia. Aspetta, l'antenna è più a sinistra qua. Sì, sto girando. Questo non è Little Bird, cioè. Ok, va... vedo le truppe, vedo le truppe. Okay. Mettiti dritto un attimo. Sì, quando vuoi. Distanza, siamo sui 500 metri. Distanza dall'obiettivo sono 700. Però abbiamo il T-72 che sta avanzando. Allora, fanteria se ne è salvato uno solo. Dai, vai, tiralo, tiralo. È dietro, dietro la roccia, devi girare dietro la roccia, non lo vedo più. Quale roccia? È davanti a noi proprio. Quella? Aspetta, no. E questa qua dove stai girando adesso, praticamente. Sì, sì, questa qua. Però non posso fare curve troppo larghe, che là è tutta merda. Vedi se riesce al volo a tirare giù sotto i 72? Qua sotto? No, c'è un BTR a sud qua di sotto, nulla dos. Qua sotto, abbiamo. No, no, non è questo, c'è un BTR che gli sta rompendo i coglioni a nulla dos. Ricevuto nulla dos di BTR, ci diciamo. Nulla dos è qua sotto, ci deve essere un BTR. Io vedo un carro armato. Però... sulla strada dicono. C'è un carro. Beh, se ti tiriamo al carro, vaffanculo. Vedi se trovi un BTR, ma... lo faccio UAZ... fuori comunque questo. T-72, full track, UAZ, no, c'è il carro, vai, vai, ingaggia il carro. Preso. Abbiamo appena ingaggiato il T-72 su quell'area, non vediamo il BTR. 015-076 ha detto. 015-076 ha detto. Ma tanto non abbiamo più... 015-076 è a sinistra della città. Il problema è che non abbiamo più razzi... Beh, è vero che il BTR lo puoi far fuori con i tuoi. Sì. Girati un po' a destra. E sto andando. Dobbiamo prendere da... Sì, però non abbiamo più... abbiamo solo quella guida laser, basta. Sì, sì, no, c'ho i razzi. Tanto dovrebbe sta qua. È che non lo vedo. Non lo vedo assolutamente. Aspetta che provo a identificarlo con la... Tu però puoi usare l'illuminatore là, però stiamo troppo vicini. What? Io ho un veicolo, mi dà un veicolo. Aspetta che... BTR-70. Però è sempre quello in cima alla collina. Potete ripetere? Negativo, negativo, al momento stiamo facendo un check. Quindi dateci un secondo che facciamo un controllo. Non lo possono marcare con qualcosa? Con fumogeno? Del medivac. Dov'è? Per Aquila intendete Aquila 02? Ricevuto. Dobbiamo dare copertura al medivac che è in arrivo. Ok. Dove però? È in arrivo. Penso qua, sui loro smoke. Comunque non c'è nessun BTR, assolutamente nessun BTR. Aspetta, se stai con un secondo do un'occhiata con la...
Sì, sì, sto qua. Fermo. Ma io vedo un Fante a terra e non capisco se è nemico o no. Qua sotto dovrebbe essere tutto alleato. Vicino a una roccia. Dove ci sono i fumogeni qua sotto. No, però come si muove è umano. E il medevac dov'è che è? Medevac arriverà. Vedo una traccia, per un attimo ho visto una traccia laser. Sì, sì, so io. Ah, ok, vedo... So io che vedo, gioco con laser. Vedo i feriti, Stanno lì allo smoke bianco, no? No, negativo, sono più a destra rispetto allo smoke bianco, dove finiscono gli alberi. Ah, ok, sopra quello giallo. Negativo, non vedo i colori con questo qua. Sono proprio fuori, non ci sono fumogeni dove sono loro. Stanno portando i a spalla gli altri. Quindi presumo che il medevac stia per arrivare da sotto di noi o qualche zona sulla strada. Ok. Ma il medevac cosa intendono? Per l'elicottero? O... Non lo so. Vedo che stanno portando la gente a spalla sotto degli alberi, non so. Vediamo se c'è ancora qualcuno. Ok, li vedo camminare con zaini in spalla. Un attimo un 360, così vediamo un attimo se appare okay. Qualcosa al radar. Vedo un altro che sta trascinando uno dei nostri. Cazzo era? Tutta l'area un po'. Ok. Eccolo qua, BTR-70, però è sempre quello di prima. È quello in cima della collina, già rotto. Ma dubito che loro abbiano spottato quello. Anche perché non era... Ma è integro, era il nostro sud, prima. È integro quello lì. Vabbè, ma fumava. No, è integro. Tiragli. Quello là sulla collina, dici? Minchia, sembra nuovo. Guardalo, se vuoi gli tiro... No, non è più... Tiragli un K. Aspetta. Vado, eh? Vai. Dai che siamo troppo vicini. No. L'ho preso? Oh, l'ho visto. Sì, bene, ottimo. Ok. Ottimo. Ma non si muove più. Ok, stanno aspettando le truppe vicino alla strada, quindi presumo che... Ok, spengo il laser. Quindi medevac terrestre? Dubito. Vabbè, no, aspettiamo, che ci frega. Tanto da fermi non consuma tantissimo. Tanto su Twitch Livesoft Gabri ci chiede se vale la pena comprare RAM nel 2021. Sì. Aspetta un attimo. Vediamo un po' se metto le L. Con le L poi. Con le L quante ce ne abbiamo ancora? Zero. Zero, però riesco a identificare i veicoli velocemente. Ah, ok, sì. Uso quella lì per identificare i veicoli, faccio prima. Sì, fai meglio, fai bene. Ma in teoria te le dovrebbe switch anche dal radar se ce l'hai aperto. Prescinde dal munizionamento, perché io non ce l'ho. No, aspetta. Cioè, Ctrl-R e premi R e te dovrebbe switchare tra un... Ah, sì, è vero. Sì, il fatto è che non... Ok.
per quanto mi riguarda qui non c'è nessuna medeva. Sta arrivando, sì sì, sta arrivando un veicolo velivolo da sud. Ah ok, un elicottero quindi arriva. Presumo di sì. E conto 3 feriti. Contatto davanti, apparso. Un UAZ in movimento verso di noi, 4 km, la vedi? Sì, aspetta che... UAZ 4 km dritto a noi. È quella che vedo... Sì, 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 sì. Quella che stava a 44 km orari, 3 km 7, giusto? Sì, sì. Tiro col cannone. Avanti, avanti. Mi sposto un po' perché non vorrei che mi veda addosso il medevac. Adesso però non sembra che si sia fermata con la UAZ là. Ok, sta basso, ma le vacanze dovrebbe... Eccolo. Aspetta, sto controllando con la termica se vedo qualcosa. Sì, sì, vabbè. Ma aspetta, c'è qualcosa. Ah, un behind, un behind. Davanti? Sì. Cosa cazzo, con cosa gli posso tirare col behind? Niente. No, no, col cannoncino, vai, vai. E ancora non ce l'ho. Anzi, sì, ce l'ho adesso. Si sta muovendo troppo in fretta. Ma cazzo, non ho le distanze giuste. Aspetta. Io ce l'ho gli aim, solo che è impossibile da... No, ma... Distrutto? No, no, aspetta, perché se sparo adesso rischio di beccare i nostri. Preso. Ancora. Distrutto. Madonna, gli aim 9 infrarossi sono impossibili, cioè devo stare a 20 metri per agganciare. Gira che vediamo se è uscito qualcuno da quella end. Sì. Ce l'hai il tiro? E già è andato giù, è distrutto. Non vedo superstiti, aspetta. Ma negativo, non vedo superstiti. Sì, l'ultima volta che c'è arrivato un Hind è finita la partita. Sì, questo Hind era un po' rincoglionito. Chi è che sta sparando ancora? Ah no, sono le esplosioni dell'Hind. Quanto cazzo ci vuole a caricare la gente su Medevac? Ma siamo qui a 02. Con i tre colpi abbiamo metà serbatoio.
quanto abbiamo di autonomia come serbatoio? Metà. Da più quel tempo? D'azione 10 minuti. Quindi circa 10 minuti. E noi abbiamo circa una decina di minuti di autonomia ancora, quindi vediamo quanto ci impiega. Il medevac. Sono rimaste truppe di terra, sono rimaste. E l'evoca non gli voglio dare fastidio. Ok, mi è passato sotto, perfetto. Ordini? Ordini dobbiamo attendere un attimo. Ok. Secondo me dovremmo entrare in base a rifornirci, però... 50% adesso. Quanto ci impieghiamo a tornare indietro, a rifornire e tornare qua? 6 minuti. 6 minuti? 7, fai, 8. Ok, in 8 minuti dovremmo riuscire ad andare a rifornirci e tornare. Se avete copiato potete comunque prendere una zona sicura, perché tanto non abbiamo tracce termiche da nessuna parte. Vai, andiamo a fare rifornimento e poi torniamo. Copiato. Lo sganciamo, andiamo a fare rifornimento. Pensano che la pace consuma poco, ma non è proprio così. Si vede che non pagano loro le bollette. Andiamo? Qui Aquila 2 per squadra di terra, dobbiamo supportare il medevac, quindi. Ok, lo vediamo fermo, questo momento si sta andando a muovere. Dovrebbe essere questo qua a sinistra, no? Questo che ci abbiamo davanti, no? Io vedo una traccia, non riesco a identificarla questa. No, perché è alleata. Non capisco se è quello là che abbiamo davanti o...
no, stiamo tornando su, non è quella. Sì, ma io tornerei in base, ti dico la verità, perché se rimaniamo senza carburante. Abbiamo un hatchback davanti, sti cazzi. Vedo. Basta che non sia armata. C'avrà la ruggine. Io stavolta torniamo in base perché qui sennò. Non so proprio dove cazzo è sto medevac. No, ma vai giù, vai giù. Aquila 3. Ok, ricevuto. Aquila 3, dove la facciamo sbarcare? Sulla montagnola 249 sopra Mullados, è una buona posizione. 249 sopra Mullados. È un atterraggio un po' delicato, sarebbe meglio provare. Ma ti sta facendo rifornimento perché te la collego poi cade. Ah no, aspetta, aspetta. Due coglioni. 249 non la vedo. 2494, ok. Speriamo bene, Soso, speriamo bene. Squadra Charlie, vi comunico che sarete scaricati sulla collina 249. Affermativo, ripeto coordinate 022 069, passo. Mi hanno messo la manica troppo corta.
Per comodità magari le arretriamo un po' i camion prima di andare via, così almeno dopo li... li mettiamo adesso vicini provo, dopo. Adesso, sì, sì, adesso provo a far benzina così. Ok, senti, mettiamo a terra perché sennò devi prendere il controllo delle ricotta. Sì, sì, sì. Ma dovrebbe farcela. Prima è atterrato in mezzo a quelle piante là, quindi... Oh, piano però, cazzo di atterraggio questo. Per certi aspetti mi fido di più delle AI, delle mie capacità, quindi... Tranne quando metti un oggetto che non è previsto dalla mappa, perché se adesso metti una torre radar qui sopra, l'elicottero ci andrà dritto fiero perché lui non sa che c'è. Dettagli. Poi là. Ciao belli. Buonasera. Tra poco sarà da organizzare l'IVAC di tutte le squadre. Ok. Eccoci qua. Fatica? Boh. Nella norma. Ah, ma noi dovevamo riarmare e andare da loro, vero? In teoria sì. In realtà adesso c'hanno solo da conquistare Mulladost, perché se sta facendo anche una certa, manca un quarto a mezzanotte. Ok. Avanti, okay. Charlie. Quindi vanno col ceno che noi gli diamo supporto con la pace. Ricevuto, squadra Charlie. Adesso è il momento di organizzarvi con la squadra con la squadra Alfa. Io però devo chiudere stasera in canale 51. Potete switchare in canale 51. Ormai è tardi. Domani devo il lavoro domani mi massacrerà. Va bene. Dormirò sulla fresa. Più che altro è per una questione di... Cioè adesso diventa un po' un macello magari per David, che deve coordinarvi un po' tutti. Cioè, quindi siccome siamo sul fine serata, siate un po' flessibili e... Ma sì. No, il cazzo, flessibilità e flessibile è solo una roba che si usa per tagliare il metallo. Vabbè, se David riesce a gestirvi tutti, sono fattacci suoi. Adesso. Va bene, ragazzi, notte. Ciao. Comando per Alfa. User left your channel. Oh, madonna, com'è morto male. Che arma di Charlie è appena atterrata in... È appena atterrata nella zona di combattimento. Gli ho già suggerito di passare in 51. Coordinatevi con squadra Charlie per conquistare Mulladost. Coordinate squadra Charlie 022069. Passo. Facciamo una bella formazione di UAC-60, cosa dite? Sì. Tutti con un unico pilota, così sembra tutto figo. Ok. Allora, fioli miei, qua come siamo messi? Blackfish, andiamo a recuperarli con quelli. Sarebbe molto carino farlo, però sapete pilotare Blackfish. Io sì. È arrivato lui, è arrivato. Io mi rifiuto. Blackfish, quale sarebbe, scusa? È il Beetle. Ah, sì. È quello a decollo verticale, con tutti i cazzi e mazzi. Sì, ma non è proprio una situazione da Beetle... È solo per il numero di persone, perché adesso bisogna portare su tre squadre insieme. Non vanno nel Chinook? Nel Chinook non ci vanno. Sì, ci stanno nel Chinook. Facciamo Chinook e Apache in copertura. Apache di supporto. Hai visto Flip? Cioè, proponi cose che non servono, basta. Andiamoli a prendere con 50 go-kart. Io credo che due UAC-60 dovrebbero bastare. Sì, assolutamente bastano. Se due UAC-60 bastano, loro ci faranno la copertura con la pace e via. Pace è bene. Oppure si potrebbe partire con un Chinook che ricarichi tutti lo stesso, con una pace che fa copertura. Ma è più bello con due UAC-60, dai. Sì, ma due UAC-60 fa più figo. Dai, tu informazioni, metti lì. Beh, considerando il fatto che comunque andreste a prendere in una zona già safe, quindi non ci sarebbe problemi, allora perché non andate con 4 UH-60 e li facciamo divertire? Perché non mi diverto? Perché non tornano a piedi? Visto che la zona è sicura. L'appoggio è questo. D'accordo.
Flixbus si chiamano. Quando chiameranno l'estrazione in elicottero, gli dirò: guarda, i piloti hanno detto che potete farlo pure a piedi. Vi aspettiamo qua. Aspettiamo qua. Intanto cioè, accendiamo la griglia. Esatto. Oppure andiamo col sciacqua, però ci portiamo via sulle corde quei camion là e gli molliamo lì e diciamo tornate. Questa è proprio cattiveria. Ieri proprio lanciamo sopra i camion. Esatto. Toh. Li carichiamo, poi quando li scarichiamo, se scendono sono in piena zona rossa e via. Vabbè dai, tanto gli mancano pochi nemici per conquistare la città, dai. Ecco. Presi. Ecco, pochi nemici. Quei pochi no, non c'erano più. Prepariamo gli UAC, quindi. Sì, dai, allora, andiamo. Sì, dai, preparate gli UAC. Preparate la pack è carico, se no ve lo carico sì, io. Sì, sì, è la pack carico. Perfetto, allora... Aspettate, allora... Check. Check. Ok, aspettate che venga chiamato però prima di partire, eh. Sì, 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 intanto perché ce l'ho alla radio. Sì, sì. Senti, senti. L'ordine è che facciamo, la pasce in coda, sì. Intanto direi. Qui comando tecnicamente si è fatta una certa, perciò è in predisposizione l'estrazione per il ritorno in base. Stiamo organizzando due UH-60 con scorta per il vostro recupero, ci serve una landing zone. Cazzo, si è fatta il prossimo obiettivo che vorrei, scusa. Volevamo fare un altro obiettivo, Max. No, minchia, mezzanotte. Non lo sento. Eh sì, sì. In radio sì che te sento. No, ascolta, è mezzanotte. Ma tu non ci vai a lavorare di buono, non ho capito. No. Tante verdure. Male la schiena. Adesso stanno piazzando una LZ per farsi recuperare. No, aspetta un minuto. Ok, check per aviazione, mi copiate tutti? No, tu lo copi, tu lo senti. Affermativo. Ok, appena ci fermo la richiesta di aviotrasporto, io gli darò a loro l'ok e poi via libera, raggiungerete il posto, troverete la migliore zona d'atterraggio, gli UAC atterrano, ovviamente la pace rimane in piedi e poi si torna indietro con fierezza, Ma tu su che canale lo ricevi? Come ho detto prima, 75. Io ce l'ho 75, però no, non sento un cazzo. Alt P2, ascolta. Con fierezza vuol dire che in prossimità della base tiriamo 3 o 4 il fire? No, negativo, ma tipo, insomma, una formazione figa, ragazzi, cioè, insomma, sapete voi che siete piloti, io non sono cazzo. Ricevuto. Formazione figa. Sì, sì, ho sentito, santa voce, urla. Che caldo, mamma mia. Ma qui ha piovuto, si è rinfrescato un po'. Però cazzo, domenica vado in Sicilia, mi sa che là ci saranno 2650 gradi. Madonna, ti invidio. Ho ricevuto Alfa, predispongo. Sempre che riesco ad atterrare a Catania, perché... Un ordine di recupero in coordinate 020077, posizione Mulla d'Ost incrocio. Verrà segnalato il punto d'atterraggio sul fianco, copiato? Aquila 2, copiato.
Hai sentito? Sì. Hai sentito Nico? Sì. Siete autorizzati ad accendere i motori e decollare anche su. Appena decollano passa lì davanti a 500 metri, hanno detto. Ah, ok. Appena decollate devi passare davanti. E ma decido la direzione più o meno, se va bene. Ah, c'è la linea. C'è la linea, c'è la linea. Ah, ok, ho tracciato la linea. Ok, ci abbiamo in coda. Tu vedi anche dietro? No, appena appena con l'alt, mi giro, le vedo dietro. Okay, poi vabbè, c'è la traccia radar, comunque li vedi. Stanno un po' allontanando, quindi si riesce a decelerare un pochino. Ok, ok, li vedo. User left your channel. Hai sentito? Sì, sì. Cioè no, hanno detto qualcosa? Eh? Hanno detto qualcosa a me? No, ho sentito a te io. No, avevano detto di pilotare, di girargli intorno, di orbitare un po' intorno, fare un po' di scena. Ah, sì, sì. Quando arriviamo, sì. Sono passati avanti. Ci abbiamo alla nostra destra. Sì, sì, li vedo. Tanto cominciano a scendere loro. Vai, gira lì intorno. Atterrati, giusto? Stanno atterrando. Beh, comunque sono bassi. 3 atterrato, il 4 atterra adesso. Riceviamo fuoco. Aspetta. Sto
e girati su te stesso che vediamo un po' con la traccia termica. Hanno devastato un elicottero comunque. Vabbè, tanto adesso io lo riparo. Girati un po', ancora, vediamo un po'. Qua non vedo niente. Fai un giro su te stesso che vediamo se vedo qualcosa. No, qui non c'è niente. Aspetta, fermo. No, civile. Non vedo niente. C'è altra gente a terra? Sì, c'è gente a terra, sì. Stanno decollando adesso. Ok. Vai, sono partiti. Aspettiamo che atterrino, lo vedremo noi. Sì. Uno è a terra. E l'altro pure, solo che sono messo in mezzo ai coglioni. Magari da missione compiuta. Oh, prova a atterrare, dai. No, ma c'è spazio, se guardi, c'è il camion. Atterra, atterra.
occhio, occhio sotto, eh. Sì. Da sinistra. Avanti. Dritto così. Buon, però puoi scendere. Libera, scendi, scendi. No. Decisamente. Allora ragazzi, vabbè, come host e come Zeus posso solo dire che comunque tutte le squadre si sono mosse, almeno a mio avviso, piuttosto bene, risolvendo gli obiettivi con una certa dimestichezza. Poi ovviamente vedremo, sentiremo un attimo anche per quanto riguarda i TL, come è stato questo diciamo differente tipo di approccio al comando. Innanzitutto ringrazio Tenshi per averci fatto provare questa nuova esperienza di comando e di gestione delle squadre, e che secondo io mi darò malato quel giorno, non ti preoccupare. Sì. Quindi Charlie, allora, per quanto riguarda Charlie che ho gestito direttamente, ottimo lavoro sui tre obiettivi, avete gestito la situazione senza perdere troppo tempo, quindi avete fatto pulizia e ingaggio con le giuste tempistiche, avete risolto anche il problema di un carro armato che vi stava arrivando in faccia senza grossi problemi. Il supporto, non avete avuto molto supporto di aviazione, però ve la siete gestita molto bene con gli obiettivi, quindi ottimo. Alfa ha fatto tutti quanti i suoi bellissimi obiettivi, ha usufruito dell'aviazione più degli altri e penso che comunque ci sta, perché come se i nostri poveri aviatori stavano lì a grattarsi, e quindi li hanno fatti lavorare. Io lascerei la parola a Tenshi per un commento riguardo a quanto è stato fatto questa sera, dai. Ok ragazzi, sarò breve. Allora, per quanto riguarda... No, ma vieni qua però. Vabbè, non mi sentite da qua? Sì. No, no, vieni qui sì. Che sei più visibile. Sembro uno più grosso, così. Ok. Stai dietro. Okay. Vai tranquillo, allora, io non ho quei vizi. Alfa, molto semplice. Diciamo che più che concentrarmi su come erano organizzate le squadre, anche come armamenti e roba così, mi sono concentrato sul farvi provare la gestione del comando e della radio secondo quella che era l'idea di nuovo approccio, ok? Quindi al di là di tutte le cose che si potrebbero migliorare, posso dire che dal punto di vista di manovre organizzativo sicuramente c'è stata una pulizia impeccabile sui primi due PC soprattutto, quindi su questo credo che almeno dal mio punto di vista, visto che ho gestito le manovre, sia stato un vantaggio enorme aver potuto fare due obiettivi senza ricevere né troppo fuoco dal nemico né feriti in alcun modo, quindi su questo, cioè, secondo me è stato un ottimo lavoro. Nel momento in cui ci è arrivato il carro sullo BJ, diciamo terzo BJ, è stato un po' un casino perché nessuno di noi era equipaggiato per poter far fuoco su un carro, quindi è nata la necessità del medevac e abbiamo constatato che l'HQ, essendo libero da comunicazioni esterne o comunque di altre squadre, con questa gestione qui è arrivato dove doveva arrivare in poco tempo, e anche la PASH è stato gestito bene perché avevo un'altra persona che gestiva la PASH mentre io gestivo le squadre di terra, quindi c'è stato un ottimo lavoro comunicativo che in un certo senso mi ha fatto sentire quasi sempre il controllo della situazione, e questo dal mio punto di vista, perché ero nel mezzo tra tutto, quindi l'ho percepito più io sicuramente che voi, e vorrei magari da parte di Alfa 2 e 3 il loro riscontro dal punto di vista di come si sono sentiti in questa nuova modalità con, diciamo, uno squad leader che gestisce tutto qua. Magari facciamo cominciare Alfa 2 in ordine numerico. Ed? Buonasera a tutti. In realtà dovrebbe essere Webber a parlare con Alfa 2, sono io. Non è sicuro. Vabbè, sarò breve perché insomma la stanchezza oramai ha prevalso. Mi è piaciuta come cosa, ovviamente bisogna un po' fare prendere la mano perché
certo qual modo si gestisce sia la squadra, ma bisogna sempre avvisare e tenere aggiornato il, in questo caso il comando. Però è sì, tutto positivo. No, non noi siamo, forse siamo un po' più abituati a una leggera indipendenza delle squadre. Ok, sì, ci sta. Ottimi ragazzi, ovviamente. E niente, tutto okay. Qua. Va bene. Weber. Weber. Dov'è Weber? E Weber è seduto lì. Weber, Weber, Weber ha già raggiunto. Vabbè, qualcuno per Weber? Neanche quello. È che era lui in Alfa 3 a tenere le comunicazioni. Io ero sul radio, sì, sì. Comunque, e devo dire che parlo per Weber Alfa 3 perché sentivo in radio comunicazioni col, con lo squad leader, e devo dire che a me è piaciuto e ci siamo trovati bene anche con Weber che dava indicazioni a noi, e sentiamo, c'era un occhio sopra di noi che era Tenshi e ci sentivamo osservati, protetti, in maniera coerente, insomma, osservato e mossi in maniera coerente. A me è piaciuta. Adesso non so gli altri ragazzi, però abbiamo sentito che era, c'era un lavoro organico, insomma, di organizzazione. Sì, un po' più di diciamo, cioè si amalgamavano di più le squadre, in modo meno indipendente del sì, solito. Sì, sì, probabilmente lo squad leader, questo dovrebbe dirlo Weber, però penso che abbia potuto dedicare più attenzione al ruolo proprio di guida di noi, della squadra, insomma, senza perdersi in troppe comunicazioni esterne, magari col comando, col supporto. Sì, chiamare gli elicotteri ci pensavamo noi, quella era la faccenda, no? Tipo il fatto di avere già pronta la prossima mossa e con qualcuno che se ne occupava. E infatti gli elicotteri Littleboard sono stati molto utili. Ma che cioè, nel senso, grandi piloti che ci hanno portato dove dovevano portarci sempre, senza problemi. Va bene. Ok, ecco. Guarda, per me la serata è proprio andata liscia come l'olio. Gli obiettivi li abbiamo fatti senza troppi sforzi. Oh, la mettiti là sopra. Come là sopra? No, certo, è andata benissimo. Gli elementi si sono comportati tutti in maniera veramente esemplare. Anche Charlie 01, che insomma, vabbè, si chiama il reverendo. Fondamentalmente li ha battezzati tutti quanti. Li ha battezzati tutti. Abbiamo avuto soltanto un ferito che poi era reverendo, ma è stato su uno scontro a breve distanza. Quindi era facile, vabbè, che qualcuno venisse ferito. E solo l'ultimo obiettivo, per il restante nulla da eccepire. Comunicazioni al top, anti-tank al top. Siamo andati veramente bene. Gigi, vabbè, come al solito, come marksman, va benissimo. Niente proprio da dire. Lisci. Ok. Io concludo dicendo che l'aviazione questa sera ha fatto un ottimo lavoro, che stavano sempre avanti e indietro a indaffarati a portare, menare, cosare, sparare, brigare. Ottimo lavoro, ottima coordinazione. E mai un problema con l'aviazione, è molto molto soddisfatto di quel che ho visto questa sera. Buono, si è fatta una certa e quindi intanto per chi deve andare auguro buonanotte, c'è Matt che aspetta il via praticamente. Sì. Ok, infatti anche io purtroppo. Le righe. Grazie a tutti per aver questa partita, grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.